La neve che cade sopra di me copre tutto col suo oblio. In questo remoto regno la regina sono io. D'ora in poi lascerò che il cuore mi guidi un po'. Scorderò quel che so e da oggi cambierò. Cos'è che fa? Gli ha messo qualcosa sulla mano. Resto qui. Appartiene a me. Sì. È la bella idea. Sì. Allora devo devo chiedervi chi siete. Secondo me siete due scemi. Comunque, ditemi i nomi. Noi siamo Umberto e Damiano. Non so se si è visto, ma c'ero anch'io durante lo spettacolo. No, però non ti ho mai visto. È pazzesco. Forse perché c'hai quella tuta. Forse sì. Forse sono mimetizzato tuta. Bene. Bravo, bravissimo. Poi è gigante. Vedevo qualcosa di nero dietro, ma non capivo se era un uomo, era cos'era. Poco. E da dove venite? Noi veniamo da Fiumicino, siamo qui vicino a Roma. Guardate qua. Siete venuti a piedi? Quasi. Che perché in macchina non c'entrava la casina, quindi è stato un certo, casino. Certo. Il nostro obiettivo era quello di portare un musical a basso costo. E ce l'avete fatta. Quindi ci siete riusciti. Siete riusciti perfettamente. Fiumicino non sarà celebre per l'aeroporto, ma per voi. Ci siamo tutti molto divertiti e devo dire che anche il pubblico penso si sia divertito tantissimo. Voi siete stati bravi, si vede che c'è una costruzione dietro, anche se volutamente fatta in questo modo. Quindi bravi, siete stati molto divertenti. Io vorrei stare qui per ore a interrogarvi e vorrei sapere innanzitutto, visto che anch'io ho molto apprezzato il vostro sforzo di mantenere molto bassi i costi, quanto costa questo musical? Non è stato difficile mantenere bassi i costi. Più o meno quanto costa? Guarda, uno lo vuole fare la cosa a più casa cara sua. Sono state le scarpe, che sono scarpe vere da montagna, perché Elsa cammina sui ghiacci, quindi abbiamo pensato di inserire la scarpa da montagna per renderlo più credibile. Che bel dettaglio! La tenda è anche in prestito da in mia prestito, mamma. In prestito, quindi l'avevo immaginato, l'avevo immaginato. Bene, passiamo ai voti. Per me, quando ci sono esibizioni del genere, il voto è semplicissimo da dare, è sì. Anche per me sì. Anche per me sì. Voi avete tanti meriti, ma fra tutti scelgo il futuro del musical a basso costo in Italia. Ve ne andate a Fiumicino con 4 sì! Grazie, grazie mille, grazie. Ancora.